6:40 a chiudere il periodo d'apertura. Vitali, Horton torna ancora dal suo playmaker, 6 assist abbondanti a partita finora. Il rimbalzo con Fantinelli che parte a grande velocità, poi sotto Mancinelli per Daniel, in precario equilibrio, trova il fondo della retina. Poi Zerini, niente, non sbaglia più nessuno. Vediamo se basteranno questi ultimi 5 secondi. Stipcevic, e figuriamoci se poteva sbagliare. Hanno segnato tutti, 20 pari dopo i primi 10 minuti. Superiorità abbastanza netta della Fortitudo a rimbalzo. Aradori, apparentemente dal nulla. Abbas contro Stipcevic, ha più fisico in qualche modo, caparbiamente. Mancinelli prova ad avvicinarsi a canestro nel duello contro Horton, poi delizioso il sottomano. Sims corpo a corpo con Zerini, si alza bene questa volta Harry Sims. E allora Vitali, gioco laterale con Zerini che si protegge benissimo passando sotto il ferro. Break deciso da parte della Leonessa che vola sul più 8. Carica, spinge la squadra di Martino per ricucire lo strappo. Aradori sfida la difesa, protegge benissimo il fisico, poi la mano è educatissima in un amen. La Fortitudo è lì. Legata la ricezione a Warner, palla ristagnato un po' troppo nelle mani del playmaker, poi costretto a prendersi la conclusione personale, l'errore, tapir vincente di Tyler Kane, possesso importante per la Pompea. Aradori, step back in faccia ad Abbas. Serie di incroci davanti a Cinciarini, elegantissimo. Abbas non perdona. Da Sims, grande stoppata, Stipcevic, Robertson in transizione, riapre ogni tipo di discorso al Paladozza. Kane cerca Moss, va da Horton, c'è spazio per scaricare la tripla in un momento delicatissimo. Lansdown, blocco di Zerini e poi l'autostrada spianata per la schiacciata. E a mettere le cose in chiaro per questo finale con Abbas che congela il possesso e chiude i conti al Paladozza con la Leonessa che vince 88 a 74.